Ciao amici! Iniziamo subito con le notizie dal mondo! Uno studio realizzato da ricercatori dell'Università di Copenaghen ha riscontrato che quando i maiali provano emozioni positive, emettono suoni molto più brevi con lievi fluttuazioni di ampiezza e a bassa frequenza, come latrati e grugniti. Invece, i loro richiami ad alta frequenza, come urla e strilli, intervengono in situazioni negative. Un motivo in più per rispettare i loro diritti. Quattro tigri in Argentina, abbandonate dai circhi e tenute poi in piccole gabbie di metallo per oltre 10 anni, sono state salvate e ora si trovano al Big Cat Sanctuary Lions Rock, una riserva per grandi felini vicino Bethlehem, in Sudafrica. Il centro le ha accolte, promettendo loro un nuovo spazio sicuro all'aperto dove trascorrere il resto della loro vita. Il vegan pet food sta sempre più spopolando in Europa, con sempre più proprietari di animali che scelgono una dieta vegetale per il proprio quattro zampe. Una ricerca della piattaforma Business Marketing Inside prevede un'ulteriore crescita di vendita di alimenti vegani per animali domestici in Europa. È tutto, a te Lucky! E adesso tocca a voi con i vostri video! Arturo, hai per caso bisogno di coccole? Buongiorno Edgar, ti sei appena svegliato? E ora guardate con me il prossimo video! Conosceremo un'associazione amica degli animali! Dobrodog nasce più di 15 anni fa con l'intento di portare il cane come messaggero nella società. Il progetto si chiama Zampa sul Cuore, che da 5 anni ormai stiamo conducendo nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. Siano essi in casi di riposo, con anziani, in comunità con disabilità, anche con bambini, tutto quello che è la presenza del cane riesce a trasmettere un valore. Io dico sempre, il cane è un po' come un fuoco a cui noi ci mettiamo tutti accanto e ci raccontiamo. Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky@dallapartedegliani.it.